mi innamora di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, il tempo è passato e sono ancora qua, e oggi come allora, dentro la città, ale ale ale. Posso dirti che però il Napoli in questa città è una passione smisurata, è più della religione, più di un sentimento, più di un credo. E quindi questa passione poi è smisurata nei confronti di questa squadra di calcio. Nel nostro municipio, insomma, sono al 90% tutti tifosi del Napoli. Det her er Luciano, 62 år, fabriksarbejder. Har elsket Calcio Napoli af hele sit hjerte, lige siden han blev født. Allora, per me veramente qui non mette piede nessuno, solo io e mia figlia che deve pulire. Poi nel pure il cane, questa è la cuccia del cane, ce l'ho fatta, vedi, azzurra, perché il cane si chiama Edison, però non entra, rimane fuori alla porta e non entra. Qua ci sono una parte di biglietti, perché poi parecchi li ho buttati. Siccome prima stavo con i miei figli, quindi non tenevo questa cosa di... All'atto che poi si sono sposati, avendo una stanza libera, ho pensato e ho trovato quello che ho trovato, perché parecchi l'ho buttato. Anche se ho 62 anni, faccio ancora a raccolta i giocatori di figurine. Ce l'ho qua di ogni anno. Qua sono tutti i libri che hanno scritto i vari giornalisti, c'è anche quello di Amsic. Questo è l'ultimo poster di Amsic che se n'è andato da Napoli. Eccolo, è quando se n'è andato Marek da Napoli. Questo è l'ultimo, prima che partire, che andava in Cina. Quella è l'urna per quando io sarò più tardi possibile di mettermi dentro. Inden Luciano skal op og stå på hylden, så skulle de lyseblå gerne tage den første europæiske titel siden 89, hvor Maradona regerede i byen. Giorno 5, chi so può scordare Maradona. Og sigtekornet er lige nu indstillet på Europa League 2019. La competizione Europa League oggi è una delle massime competizioni europee, per cui una vittoria finale della Coppa, insomma, internazionale, intanto darebbe grande prestigio ancora di più al Napoli. E oggi vincere una competizione europea darebbe anche, come dire, una migliore immagine della stessa città di Napoli, quindi hai una doppia possibilità, sia l'aspetto, insomma, sportivo, quindi con i meriti sportivi, ma anche, insomma, l'aspetto legato alla città, che ne ricaverebbe, insomma, un vantaggio importante, ecco. Quindi purtroppo poi è una religione per noi la domenica a venire. Io, se ti faccio vedere, già ho il biglietto per l'Arsenal, non ti dico dell'abbonamento, non ti dico...